Diamo il benvenuto a Marcello Matranga, County Head per Obico Italia, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un primo bilancio di come sta andando il 2019 e poi, in relazione a quello che è il tema principe del Salone, come interpreta la vostra società il tema della sostenibilità. Allora, l'inizio dell'anno è stato sicuramente contraddistinto da una nota nettamente di discontinuità rispetto all'ultimo trimestre o, se vogliamo, la seconda parte del 2018, in cui i mercati, ovviamente, un po' anticipando alcune delle preoccupazioni tipiche di fine ciclo di mercato, aveva cominciato, insomma, a rispondere piuttosto debolmente. La prima parte dell'anno evidentemente ha, come dicevo prima, dato una netta inversione di rotta, principalmente a nostro avviso supportata dalla dialettica delle banche centrali, che si sono trovate a essere sicuramente più accomodanti, più morbide nella loro guidance future, e quindi questo senz'altro ha facilitato un contesto senz'altro più costruttivo. Per quanto riguarda Robeco, relativamente al mercato italiano, abbiamo di fatto voluto utilizzare una proposizione che tecnicamente viene definita barbell, ovvero cercare di, da un lato, esaudire quelle che fossero, diciamo, le esigenze da parte dei clienti di prendere esposizione nei confronti di alcune soluzioni tematiche che ovviamente comportano un certo tipo di volatilità a fronte del, diciamo, di potenziale anche di profitti, di rendimenti futuri certamente superiore. Vedi per esempio il tema del fintech piuttosto che il tema di altre tematiche relative al mondo della sostenibilità, accompagnata a delle soluzioni un pochino più conservative, proprio per cercare, insomma, di smorzare laddove possibile eventuali, diciamo, folate di volatilità presenti sul mercato. Quindi questo approccio duale, come dicevo prima, barbell, ha sicuramente aiutato a dare una risposta concreta al mercato e quindi in ultima analisi agli investitori. Per quanto riguarda invece la tematica del Salone del Risparmio, noi Robeco non può che essere estremamente e piacevolmente colpita dal ritorno mediatico e dall'interesse, ovviamente, che ormai è strutturale relativamente a tutti i temi di sostenibilità, di investimenti responsabili. Robeco è di fatto un gestore impegnato sulla tematica ormai da più di 25 anni, quindi, insomma, con un'esperienza particolarmente significativa in diverse tipologie di ambito, sia essa appunto di ricerca che di implementazione all'interno di strategie di investimento, e quindi, insomma, siamo estremamente contenti di trovarci ovviamente a questa decima edizione del Salone del Risparmio, peraltro a cui ci presentiamo anche con una conferenza dedicata ad una delle tematiche certamente di più grande attualità, che è appunto legato alla smart mobility, ovvero la mobilità elettrica, che sarà una realtà sempre più del domani, ma con impatti evidenti anche oggi.